chiusura di The Voice è stata un sogno d'occhi aperti. Dalle blind sicuramente a adesso c'è stato un cambiamento davvero grosso. Io sono cambiato tantissimo. Non mi aspettavo che succedesse tutto ciò. Ho fatto delle cose che non mi sarei mai sognata di fare, canzoni che non mi sarei mai sognata di cantare. Il giorno delle blind ero spaventato, visto che io ero la prima persona che faceva un inedito nell'edizione di The Voice. Però alla fine è andata incredibilmente molto bene, si sono girati tutti e quattro e in quel momento sono rimasto tipo a bocca aperta. Ai Best Six ho realizzato che potevo essere diversa, avere delle particolarità che mi rendevano Brenda, che mi potevano rendere interessante. Quando ho superato le battle è come se avessi avuto la realizzazione di The Voice, ho realizzato che veramente ce la stavo facendo e non era solo più un mio esperimento. Nei capo, quando Gigi ha detto di portare avanti me in finale, ho detto cavolo, allora ci sono riuscita ad emozionarlo. La vigilia della finale devo dire che ho paura, ma sono anche estasiata dalle canzoni che porterò. Ho paura del riscontro che avrò sul pubblico, perché questa volta saranno loro a decidere. Io non vedo l'ora di scaricare tutto sul palco e di dare tutta me stessa. Dopo aver superato tutte queste prove, sono detta alla va, la spacca.